Bentrovati dalla redazione di Cosmopolis News. I congressi di circolo del PD della provincia di Taranto si concludono con la vittoria della mozione Lischlein con una percentuale del 51,53%. Convincono i temi che costituiscono il cuore della sua mozione: giustizia sociale, transizione ecologica, redistribuzione delle risorse tornano a far parte del sentimento politico del Partito Democratico e i circoli hanno accolto la sua idea di rinnovamento, spiegano i sostenitori della Schlein. Confermata Anna Filippetti e la segreteria provinciale, così come il vice segretario Francesco Cacciapaglia e il segretario cittadino di Taranto Giuseppe Tursi. Siamo pronti ad impegnarci affinché la sua e la nostra idea di politica possano affermarsi anche a livello nazionale, aggiungono i sostenitori della Schlein. Nel frattempo, dal sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, sostenitore del programma di Stefano Bonaccini, rammarico per il risultato: ricatti, minacce, ricorsi creativi, percentuali pilotate nei circoli in provincia, anche ad opera di profili istituzionali del partito, denuncia Melucci, che dovrebbero dare il buon esempio e voltare pagina invece che cercare rendite di posizione. Tanto gli elettori, conclude Melucci, sanno valutare da soli, anche con i listini bloccati. La Capitaneria di Porto di Taranto ha sequestrato due siti in uso ad altrettante società della provincia ionica dedite all'estrazione di materiali da cava e recupero rifiuti per una superficie di circa 22.000 metri quadrati. I militari hanno dato esecuzione a un provvedimento emesso dal giudice delle indagini preliminari su richiesta della procura. In tutto sono 5 gli indagati per diversi reati di natura ambientale legati ad una gestione illecita di rifiuti pericolosi e non, che venivano recapitati dei siti di produzione e siti di conferimento gestiti dalle ditte titolari delle due cave. Dalle indagini è emerso che spesso gli ingenti quantitativi di materiale edile venivano anche abbandonati sul suolo e nelle campagne della provincia, generando una potenziale contaminazione dei suoli. Infine, un'ulteriore impresa edile in collaborazione della ditta di trasporto smaltiva illecitamente i rifiuti prodotti in diversi cantieri aperti. Via libera alla manovra di rafforzamento patrimoniale della ex Ilva per complessivi 750 milioni di euro. Ieri mattina il CDA di Acciaierie d'Italia, presieduta da Franco Bernabè, ha deliberato la sottoscrizione dei due contratti previsti dall'operazione. La richiesta di un finanziamento in conto aumento di capitale da 680 milioni a carico di Invitalia e il versamento di 70 milioni in equity da parte di ArcelorMittal Italy. Con il bonifico di Invitalia che AD avrà sul conto entro giovedì, la società potrà pagare i debiti scaduti e dovuti all'aumento del prezzo del gas. Sono 398 i nuovi casi di positività al Covid-19 in Puglia su 6.347 test giornalieri, per una incidenza del 6,27% secondo il bollettino di martedì 14 febbraio. Sono 6 le persone decedute, mentre nel Tarantino si registrano 34 nuovi positivi. Delle 8.486 persone attualmente positive, 139 sono ricoverate in area non critica e 6 in terapia intensiva. Ancora un intervento da parte degli operatori della Polizia Locale di Taranto a contrasto della concorrenza sleale. Sono stati infatti effettuati diversi sequestri di materiale di vario genere venduto abusivamente lungo alcune arterie cittadine legato alla giornata di San Valentino. Gadget e fiori freschi soprattutto sono stati requisiti perché venduti in piena violazione delle norme sul commercio ambulante. Soddisfazione da parte dell'assessore Cosimo Ciraci. Si tratta di un altro segnale di attenzione, ha spiegato Ciraci, da parte del corpo di polizia locale alle istanze dei commercianti. Autonomia differenziata, riflessioni da sud. Questo è il tema dell'incontro che si è tenuto davanti a un folto pubblico della sinistra delle grandi occasioni nell'Aula Magna presso la sede di economia Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari. Dopo i saluti introduttivi della professoressa Nicolaia Iaffaldano, ricercatore di economia e gestione delle imprese Uniba, sono intervenuti il dottor Marco Esposito, giornalista e autore del libro Zero al Sud, il professor Antonio Felice Oricchio, presidente ANIUR e già magnifico rettore dell'Università di Bari, il dottor Claudio Scamardella, giornalista e autore del libro Le colpe del Sud, ha concluso i lavori il dottor Giovanni Liviano, consigliere del comune di Taranto.
Autonomia differenziata, Gianni Liviano, perché serve una elaborazione di pensiero che parta dal sud e che raccolga anche le regioni del mezzogiorno? Perché assolutamente non è possibile che il luogo in cui si nasce, che sia Trapani o che ne so, Sondrio, all'interno di una stessa nazione, possa portare a una discriminazione di trattamenti, a una disattenzione nei confronti dei diritti da parte delle persone. Non è possibile immaginare di chiudere gli occhi e risvegliarci nel 2025 e pensare, per esempio, che l'istruzione piuttosto i trasporti, piuttosto la gestione delle infrastrutture sia differente da una regione a un'altra. Non è neanche pensabile in verità adesso provare a mantenere lo status quo, perché non è lo status quo che va conservato, è un miglioramento evidente che va realizzato, va restituita una giustizia di trattamenti, va evidentemente ragionato in maniera seria sui livelli essenziali di prestazione e va eliminata la spesa storica come criterio di ripartizione delle risorse. Credo che insomma questa cosa rischi di spaccare seriamente l'Italia e in un momento così difficile non mi pare la scelta più lungimirante che la politica possa fare. Una proposta che arriva dal governo, dal centrodestra, ma che ha anche delle responsabilità da parte della sinistra. Ma sicuramente sì, perché qualche anno fa un po' di presidenti di regione e anche di centrosinistra, alcuni dei quali adesso evidentemente candidati in maniera assolutamente legittima a svolgere il ruolo di segretario del Partito Democratico, avevano delle idee di grande attenzione, mostravano grande attenzione rispetto al rafforzamento dell'autonomia differenziata. È una possibilità che la Costituzione garantisce alle regioni, ma il fatto che questa possibilità sia garantita dalla Costituzione non significa che debba andare a minare l'articolo 5 della Costituzione, che prevede che l'Italia sia una e che tutti i diritti delle persone siano assolutamente uguali a prescindere dal luogo in cui si nasce. Perché, secondo il suo punto di vista, è dannosa questa proposta di autonomia differenziata e perché penalizzerebbe oltremodo il mezzogiorno d'Italia? Beh, aumentare le differenze in un'Italia già disuguale è di per sé dannoso. Inoltre nasce con un desiderio marcatamente egoista, cioè pensare che i diritti vadano misurati non solo in base al numero delle persone, vabbè, ci mancherebbe altro, ma in base alla ricchezza di un territorio, cioè che un territorio più ricco abbia più diritti di sanità, trasporti, eccetera, eccetera. Questa è una cosa, un concetto sbagliato che va assolutamente ribaltato per invece dire no a questa Italia disuguale. Da parte delle classi dirigenti meridionaliste c'è un dibattito che sia, diciamo, pronto a recepire anche le istanze delle popolazioni meridionali o forse questo tema sta passando un po' sotto traccia? Beh, era partito assolutamente nascosto, con incontri segreti tra governo e rappresentanti delle sole regioni del nord. Questo l'abbiamo cambiato. Certo, ce ne vuole ancora perché ci sia un dibattito davvero in tutto il mezzogiorno, ma quello che si sta facendo stasera a Taranto e quello che si sta facendo in tanti posti del sud Italia dimostra che il mezzogiorno comincia a svegliarsi. Anche i piccoli degenti del reparto di oncoematologia pediatrica del Santissima Annunziata di Taranto hanno potuto assistere in prima fila al Carnevale Tarantino. La manifestazione, presentata qualche giorno fa nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città, è stata suddivisa in 9 appuntamenti. In particolare il 14 febbraio, giorno di San Valentino, il Carnevale si è spostato nel reparto di oncoematologia del nosocomio tarantino per regalare un giorno di festa ai bimbi ricoverati nel reparto. Oltre al comune di Taranto, la manifestazione è stata promossa dalla Proloco e dall'associazione Tutto Intorno a Noi. Beh sì, noi abbiamo fatto pochissimo, abbiamo fatto veramente il minimo rispetto a tutto quello che fanno il dottor Cecinati, la dottoressa Lanotte, che fanno un lavoro pazzesco. Io veramente non so come ringraziarli, perché sono cose che spesso non, per chi non le vive, cioè sono cose che non vediamo e queste sono delle belle occasioni per conoscerle, per raccontarle, perché sono una realtà importante, purtroppo triste, ma anche molto allegra, perché quello che hanno fatto qui con questo reparto Nadia Toffa e quello che fanno tutti, non soltanto loro, il fatto che loro siano stati, anche tutti quelli che lavorano in questo reparto, siano stati a giocare con noi e soprattutto il modo in cui sono vissuti dai bambini, tutti coloro che lavorano in questo reparto, è la dimostrazione del grande lavoro che fanno. Quindi noi abbiamo fatto il minimo indispensabile, abbiamo portato un po' di allegria in più rispetto a quella che loro normalmente portano, perché sono meravigliosi. Sì, soprattutto per i piccolini di questo reparto, dare un'allegria e divertimento come stiamo facendo in altre occasioni, in altri quartieri. E quindi abbiamo deciso con l'assessore, col comune di Taranto, di fare questa bella iniziativa qui in ospedale per rendere felici questi piccolini.
si è tenuta quest'oggi presso l'Aula Magna dell'Istituto Pacinotti di Taranto la manifestazione Il filo della pace, 38esimo premio Qualità della vita, organizzata dal professor Carmine Carlucci. All'evento, a cui hanno assistito una delegazione di alunni del liceo artistico Calò e della sede di Taranto e Grottaglie, ha visto la partecipazione, tra gli altri, di Monsignor Filippo Santoro. Come ogni anno, il liceo artistico è stato artefice delle opere offerte dal Comitato Qualità della vita come riconoscimento a vari personaggi della storia e dell'attualità. Per questa edizione alcune opere manufatte in ceramica realizzati saranno donati a Papa Francesco e al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Quest'anno, come Comitato per la Qualità della Vita, abbiamo pensato di assegnare questo prestigioso premio, che negli anni è andato a rappresentanti istituzionali e non, a due grandi del paese e nel mondo, Papa Francesco e Sergio Mattarella. Tant'è che il tema del seminario di studi, che si terrà qui stamattina a Pacinotti, è il filo della pace. Noi riteniamo che questo premio a questi due grandi personaggi possa essere un messaggio per l'intera comunità ionica, possa portare Taranto a livello nazionale e internazionale, ed è in questa ottica che gli studenti del Liceo Calò hanno predisposto questi due straordinari lavori che saranno formalmente consegnati questa mattina, ma in realtà saranno poi, d'intesa con Sua Eccellenza il Prefetto di Taranto e Monsignor Santoro, saranno portati a Roma a Papa Francesco e a Sergio Mattarella.